E siamo quindi al Romix 2014 con un cosplay, uno dei pochi che conosco subito, la versione femminile, vai! Di Alex Delarge, di Arancia Meccanica. Ecco, è un bellissimo, un capolavoro, un film di Stanley Kubrick. Evidentemente ti ha colpito questo film. Sì, molto. E la prima volta che vieni a Romix? No, no, altri anni. Infatti abbiamo visto da 3 anni che vengo. Da 3 anni, il tuo, non so se è fidanzato, sì. Il ragazzo, il tuo ragazzo è in gara, lo vediamo qui in abbigliamento, diciamo, in borghese, perché è in gara per il cosplay, quindi è lui che è stato, che ti ha contagiato questa, sì, ti ha trasmesso questa simpatia. Diciamo che ci siamo trovati. Bene, quindi molto bello questo personaggio, eccolo qui. E invece tu puoi darci delle anticipazioni per il tuo cosplay in gara, tra l'altro. Sì. Domenica c'è la finale. Sì, domenica alle 15 mi sembra. E sarà, il personaggio è Arthas di World of Warcraft, un videogioco online parecchio famoso. Quanti siete in gara? Non lo so, io quando mi sono registrato mi hanno dato il numero 94, quindi più o meno credo saremo sui 150-200. E ci sono dei premi interessanti quest'anno? Sì, le cose più interessanti sono le selezioni per il World Cosplay in Giappone o per l'Euro Cosplay a Londra. Poi sono anche i premi singoli. E la crociera, quella che ho sentito? Quello purtroppo non lo so, perché essendo di coppia non mi sono... Credo di aver capito che il premio sia di coppia. Quindi non sono informato su questo. Benissimo, allora ti riveniamo a trovare domenica. Grazie. Per vedere il tuo cosplay. Buon Grazie. Proseguimento, ciao. Grazie, ciao.